1-0-0 che come viene accolto in casa biancorossa? È uno 0-0, penso abbastanza positivo, cioè, abbiamo cercato di imporci, abbiamo cercato di aggredirli specialmente nel primo tempo, abbiamo cercato di vincere questa partita facendo tutto quello che in questo momento potevamo fare. Mi sembra che con i tuoi colleghi abbiamo parlato, è molto diversa la squadra di oggi a confronto alla squadra di domenica Bellaria. Di fronte avevamo non il Bellaria, avevamo l'Alessandria, una grossissima squadra con una rosa veramente importante, e non penso che la mia squadra sia andata in difficoltà, anzi, proprio parlando con un tuo collega, la nostra sembra sia stata abbastanza quadrata, no? Abbiamo subito soltanto sempre su una disattenzione all'inizio del secondo tempo questo traversone che Scotti l'ha parato. Però nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni che potevamo anche andare in vantaggio. Noi ci abbiamo provato, l'importante era ritrovare un pochino il ritmo, ritrovare un pochino la squadra che sappia giocare, che sappia imporsi. Di fronte avevamo l'Alessandria, questo è fuori dubbio che diventa anche un pochino più difficile delle volte. Ecco, una Rimini che ha dato il meglio di sé sul finire della prima frazione, quando praticamente ci sono state un paio di occasioni davvero importanti, prima Iae Martinelli e poi Fall hanno impegnato severamente il portiere ospite. Sì, come dicevo prima, tutto l'arco del primo tempo, anche se i primi minuti è normale che le due squadre si possano studiare un pochino, abbiamo alzato, come si dice, il baricentro, li abbiamo aggrediti un po' più alti, siamo ripartiti anche diverse volte in modo pungente, in modo propositivo. Abbiamo avuto delle occasioni, un paio su calcio piazzato, è vero, però quella di Fall invece con un'azione abbastanza corale, e quindi ci abbiamo provato, e è normale che poi dopo l'Alessandria si sia accontentata più di noi del pareggio e negli ultimi minuti hanno amministrato un pochino il possesso palla con passaggi anche al portiere o giocando un pochino nelle linee basse, ed è normale anche che dopo un'ora e dieci, un'ora e un quarto di gioco diventa un pochino più difficile andare ad aggredire lassù. E non dimentichiamo che delle partite ci sono costate carissimo a fine gara, proprio per aggredire, per andare a vincere le partite, quella di Vicenza e quella contro il Monza, e siamo rimasti lì in attesa di qualche ripartenza che poi non c'è stata. C'è stato un tiro da 30 metri da parte di Sartori, abbiamo creato poco, è vero, però di fronte non avevamo sicuramente l'ultima formazione di questo campionato. È un Rimini che è ripartito dalla difesa, perché sono due partite che non subisce gol e che concede poco agli avversari. Che cosa manca ancora in attacco però per cercare di portare a casa una vittoria che, a parte con Bra e Bellaria, sembra non voler arrivare? Noi non dimentichiamo che da dicembre non abbiamo mai giocato con una formazione con della continuità. L'infortunio di Radoia è appena entrato, oggi dopo 40 giorni si è ripresentato, Cesca che gioca una partita sì, una partita no, l'unico che dà continuità è Fall, però è normale che, come all'inizio stagione avevamo i 12-13 giocatori e ci hanno dato dei risultati, ci hanno dato molti punti, hanno portato a casa molti punti, è normale che quando hai dei cambiamenti, hai del mercato che ti propone 4-5 giocatori, non è facile trovare sempre i sincronismi giusti. Una volta lo fai giocare uno, poi viene squalificato, poi l'altro infortunato, cioè, la squadra al completo non c'è mai stata. Rimini che ora è decimo/undicesimo in classifica perché ha pari punti con la Virtus Vecomp Verona, è scavalcato oggi da Mantova e Forlì. Sì, Mantova, Forlì, che a inizio stagione erano partiti per arrivare molto più avanti, si pensava che il Forlì fosse veramente una squadra migliore, l'Alessandria stessa, il Mantova, insomma, una super rosa, è una squadra che sta arrancando, mi sembra che sia davanti a noi di un punto, ci sono 7-8 squadre in 3 punti, e quindi è normale che le partite le devi vincere, però il campionato è questo qua.
quindi non c'è anche l'Alessandria non è che deve stare molto, molto serena. Nicastro non è andato neanche in panchina, come sta? C'è qualche problema a livello precauzionale? No, Nicastro non è in condizione di scendere in campo, se no l'avrei schierato, l'avrei rischiato e quindi attendiamo che stia meglio per poterlo vedere in campo. Iniziamo con il commentare questo 0-0 e poi andremo anche sulle emozioni personali di questo primo ritorno da nemico, tra virgolette, a Romeo Neri. Credo che il pareggio sia un risultato giusto, noi eravamo partiti meglio del Rimini, i primi 20 minuti, dopo abbiamo perso un po' di linearità di gioco anche a causa del campo. Osio secondo me poi a un certo punto ha alzato il baricentro del centrocampo, ci ha pressato un po' più alto e questo ci ha creato un po' più di problemi. E nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio, però non eravamo in una gran giornata, perciò alla fine il punto credo che sia giusto così. Come hai visto Luca Rimini? Ho visto un Rimini in palla dal punto di vista fisico sicuramente, perché è una squadra che corre. E credo che anche loro siano stati condizionati dal campo, che avevo visto altri video fraseggiare di più, invece oggi anche loro sono stati costretti a calciare spesso in avanti la palla perché in effetti era difficilissimo controllarla, però ho visto un Rimini che è vivo e che fino al termine si giocherà i posti che contano. Oggi la partita non è stata bellissima, sia sul piano del palleggio che sul piano delle occasioni si è visto poco, molto meno rispetto al consueto, sia da parte dell'Alessandria che magari da parte del miglior periodo del Rimini, anche se recentemente è più simile questa partita a quelle viste dei biancorossi. Credo che, ripeto, le condizioni del campo hanno condizionato in maniera negativa la prestazione di entrambe le squadre e l'importanza della gara determina, soprattutto a livello mentale, secondo me, una più difficoltà nei giocatori delle squadre, perché sanno che adesso difficilmente si può rimediare a un errore di una partita, dico, nel senso una sconfitta può diventare pesante. Noi poi veniamo da 2-3 partite esterne, soprattutto nel girone di andata, perse negli ultimissimi minuti e perciò i ragazzi anche inconsciamente hanno come retaggio questo. E allora, soprattutto negli ultimi 10 minuti, hanno cercato di mantenere il possesso della palla e non spingere più. Andiamo a qualche minuto prima del calcio d'inizio, la consegna della targa e soprattutto il riconoscimento da parte della curva. Bentornato a casa, capitano. Questo è lo striscione piuttosto eloquente. Io credo che in quelle parole ci sia il loro affetto nei miei confronti, che ovviamente è ricambiato in maniera totale. E mi sono anche emozionato, cosa che mi capita poche volte, e invece oggi ho sicuramente subito da quel punto di vista quegli attimi, quei momenti. Ringrazio anche il presidente De Meis per la targa, è stato un gesto bellissimo che ho apprezzato e ovviamente ringrazio i ragazzi della curva che quello striscione mi hanno riempito l'anima sicuramente. E poi l'uscita dal campo proprio inneggiando al capitano storico del Rimini, Luca D'Angelo. Io sono stato fortunato, quegli anni vincevamo spesso, perciò credo di aver fatto qualcosa di buono, soprattutto io penso di aver fatto qualcosa di buono a livello umano, di aver lasciato qualcosa di importante. Come giocatori sicuramente a Rimini, anche soprattutto nel periodo in cui c'ero io, ne sono passati molti più forti, però io il fatto di essere rimasto nel cuore delle persone, a prescindere dal fatto che ero un giocatore normale, anche se Panker dice sotto il normale, è importante perché alla fine conta più la persona che il calciatore. Marco Brighi, 1-0-0 che vi soddisfa? No, non ci soddisfa perché credo che, come ho detto prima, se una delle due squadre meritava la vittoria, questa sicuramente era Rimini. È chiaro che abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del girone e sapevamo che non sarebbe stato facile, però credo che la prestazione, soprattutto nel primo tempo, debba confortarci, debba portarci verso la consapevolezza che comunque possiamo, abbiamo tutti i mezzi per entrare nelle prime 8. Purtroppo secondo tempo un po' sono calati i ritmi, non siamo riusciti a renderci ancora tanto pericolosi come il primo tempo, però penso che l'Alessandria oggi sia stata messa sotto, insomma. È un Rimini che però non riesce a vincere, a parte Bra e Bellaria, di recente nessuno scalpo. Sì, questi sono i numeri inconfutabili, non si può dire niente. È chiaro che per poter entrare nelle prime 8 bisogna iniziare a correre, bisogna ripartire dalla prestazione di oggi, penso che non sia stata così deludente. Che cosa manca a questo Rimini in questo momento?
Ma è difficile dirlo, è chiaro che già poter finire una partita senza subire gol è già un buon segno, questa è già la seconda penso, quindi una volta sistemata quella è chiaro che un po' di incisività in più bisogna trovarla, un po' di brillantezza, però che stiamo recuperando uomini importanti e speriamo che di qui alla fine mancano 10 partite, insomma la vittoria è chiaro che è fondamentale per raggiungere l'obiettivo. Che effetto ti ha fatto ritrovare sulla panchina opposta ad Angelo Greco e in campo Taddei, Spighi e Morga? Ma siamo in un periodo in cui non ci si può fermare tanto a queste cose, è chiaro che poi ci sarà tempo, magari in settimana faccio una telefonata a tutti per poterci parlare, però ecco, abbiamo affrontato un ottimo allenatore che conoscevamo e degli ottimi giocatori, quindi eravamo concentrati e credo che oggi non abbiano fatto, ecco, tutto il bene che gli posso volere, questa bella figura come magari avevano fatto altri tempi qui con la maglia del Rimini. Invece per il Bernoccolo chi devi ringraziare? Perché è piuttosto evidente questo testa contro testa involontario tra l'altro. No, adesso non mi ricordo con chi ho sbattuto, ma niente, sono incidenti del mestiere. Nulla di che comunque, a parte insomma il fatto che c'è un bel Bernoccolo, bello evidente. Si è intervista così. No, tutto a posto, è stato un momento un po' di giramento di testa, però insomma sono riuscito a riprendere. Ahmed, oggi un Rimini che è andato meglio nel primo che nel secondo tempo, ha concesso poco, però si è visto anche poco in avanti. Si è visto poco perché ogni domenica si cambia uomini e non riusciamo subito a trovare gli automatismi. Con i nuovi arrivati, poi in attacco, ogni partita si cambia sempre uomini, non riesce a trovare gli automatismi. Sembra facile dire, oh, guarda che è arrivato questo, quell'altro, però purtroppo non riusciamo a trovare automatismi e questo bisogna lavorarci subito, cercare di trovare una soluzione insieme col mister. Sei partito sulla fascia e chiuso da centrale, però mi è parso. Ho chiuso da centrale come altre partite le ho fatti, però io da centrale l'ho fatto, mi sono anche trovato bene. Cioè, riguardo il mister, a mettermi là o mettermi esterno, cioè è il lavoro del mister, io sono un giocatore, devo fare il giocatore. Ci hai provato in un paio d'occasioni, una volta di testa ma l'arbitro ti ha punito per un fallo, per una spinta all'avversario, e poi invece di piede lì c'è stata una bella parata da parte del portiere, una delle più difficili. Sì, quella di testa che non c'era perché io ho saltato, lui non ha saltato, ho preso in testa, potevamo fare gol con i miei compagni. L'altro invece su un'azione dove sono rientrato, ho fatto un tiro e il portiere è stato bravo. Cioè, però possiamo parlare delle occasioni tutto quanto, ma se non abbiamo fatto i punti non c'è neanche bisogno di parlare delle occasioni che abbiamo avuto. Bisogna trovare subito la soluzione per fare i punti, perché non possiamo andare in avanti così. Tutto qui. Andrea Brighi, questo 0-0 è un punteggio che vi soddisfa? Diciamo che sapevamo di dover affrontare una squadra temibile perché Alessandria era abbastanza in forma e comunque è una squadra costruita per vincere tanto. Naturalmente per come sarà messa la partita lo 0-0 ci sta bene, dai, diciamo che non abbiamo, soprattutto nel primo tempo diciamo è stata una partita un po' più viva perché abbiamo avuto qualche occasione noi, qualcuno loro. Secondo tempo invece un po' si è spenta, però dai, diciamo che a occasioni comunque siamo stati abbastanza, abbiamo avuto occasioni simili, quindi ci può stare. Nonostante il turnover obbligato dalle squalifiche in difesa, insomma state trovando, sembra, il giusto assetto, sono due partite senza subire gol. Sì, è una buona cosa perché quando non si subisce gol è sempre un buon segnale. Naturalmente se lo si fa anche cambiando gli uomini della difesa è un punteggio diciamo a nostro favore. Naturalmente dobbiamo riuscire a prendere meno gol possibile da qui alla fine del campionato. Adesso però bisogna cominciare anche a farli perché la classifica piange perché Rimini è decimo/undicesimo insieme alla Virtus Vecomp. Sì, sicuramente nelle ultime 2-3 partite ci siamo accorti che è un problema, però purtroppo è così, dobbiamo farcene una ragione, dobbiamo riuscire con le unghie, con i denti a trovare dei gol. Sicuramente non è facile, anche oggi il campo non ci ha dato una mano sicuramente, comunque sia giochiamo contro, soprattutto anche oggi era una difesa abbastanza arcigna,
che soprattutto con i nostri giocatori davanti che sono abituati comunque a giocare palla al piede è sempre abbastanza duro quando una squadra diciamo ti toglie il gioco, ti toglie gli spazi, cerca di spezzare il gioco, quindi bisogna dar tempo alle nostre punte di riuscire a segnare, bisogna dargli una mano tutti a partire da dietro a metterli nelle migliori condizioni. Mirko Spighi, allora innanzitutto bentornato a Rimini, raccontaci un po' l'emozione nel rimettere piede in quello che è stato negli ultimi anni il tuo stadio. Beh, diciamo che è stata un'emozione perché comunque sia ho passato 2 anni, il primo positivo, il secondo un po' meno, però comunque sia penso di aver lasciato dei bei ricordi. E sapevo che comunque era una partita difficile e siamo venuti qua per giocarcela a viso aperto. Sinceramente sono un po' rimasto deluso dalla mia prestazione perché non ho dato diciamo, la garanzia che do tutte le domeniche. Ma anche detto però che non era il meglio, avevi un po' di febbre. No, e in settimana ho avuto un'influenza intestinale, è stato un po' difficile recuperare. Questo 0-0 vi soddisfa come Alessandria? Beh, vista la partita di oggi, secondo me sì. Io, come ripeto, potevamo fare sicuramente meglio. E dopodiché, visto un po' le azioni, vista la partita, sicuramente un punto è giusto. Riccardo Taddei, anche per te bentornato. Romeo Neri, seppur d'avversario, oggi questo 0-0, allora come viene accolto in casa grigia? Ma viene accolto con soddisfazione perché è stata una partita molto combattuta, non bella sotto il profilo della qualità, però diciamo che le condizioni del campo molto pesante non aiutavano certi tipi di giocate. È stata una partita maschia, tosta, equilibrata e credo che il pari sia giusto e quindi noi lo prendiamo con soddisfazione. Gli applausi del Romeo Neri al momento dell'uscita dal campo. È stato il momento più emozionante della mia giornata. Io ho un ricordo straordinario dell'annata dell'anno scorso. E riuscire a raggiungere un obiettivo che a un certo punto della stagione sembrava un miracolo nel modo in cui l'abbiamo raggiunto ed essere stato diciamo, uno di quelli che si è caricato sulle spalle una situazione non facilissima mi rende molto orgoglioso, e la gente ha apprezzato quello che ho fatto e quindi per me questa è la cosa più bella e ogni volta che io tornerò a giocare in questo stadio per me sarà una grande emozione con un ricordo, ripeto, straordinario. Ad Alessandria avete messo su una bella colonia biancorossa perché siete ben 7, c'è anche Ferrani che ha giocato nelle giovanili del Rimini che è riminese tra l'altro. Sì, è un insieme di coincidenze. Credo che insomma ci siano tanti giocatori bravi e è una coincidenza secondo me il fatto che siamo finiti in tanti là perché il mister è arrivato dopo, io e Mirko siamo arrivati prima, Morga è sicuramente un giocatore che il mister ha apprezzato tantissimo e stiamo cercando di fare al meglio il nostro lavoro, il nostro dovere. Il fatto di conoscerci ci aiuta e ripeto, siamo in una società molto importante in questo momento, credo una delle migliori in assoluto della Lega Pro e orgogliosi di farne parte, che ci abbiano chiamato insomma. Come vedi Rimini in chiave salvezza, visto che l'anno scorso sei stato uno dei grandi trascinatori dei biancorossi? Ma io sono onesto, lo vedo bene, ho visto una squadra viva, tenace, grintosa, forte, con buoni giocatori giovani, quindi io la vedo bene, è un campionato dove ci sarà da battagliare tutti quanti fino alla fine, mi auguro che sia noi che Rimini riusciamo a raggiungere questo importante traguardo.